Apriamo una parentesi, dunque, io se invito tutti i falegnami di dintorni e gli fa mettere male così, non ce n'è altro che a 10 dita. E mi sono infortunato tante volte, piccole fortune, insomma, anche un po' più grandi. Ma come mi disse la peluta all'ospedale, si è detti per un dito perché mi si era marcito. Dice, ma che cavolo, dice, sta a lamentarsi, sei il primo falegname che si è decidito. È vero, allora, perché i macchinari di una volta non perché quello può. Le macchine, come lavora con ieri, addestrare i cani o anche animali più pericolosi. Ci deve essere, insomma, l'intesa tra l'utensile e il lavoro si deve fare e chi lo fa. Certo. Perché tante volte venivano i miei compagni falegnami a più appresto qualcosa per fare una cornice. Ci volevano le frese, che sono meno pericolose. Sono oggetti sagomati che messi sulla macchina a gran velocità si lavora a legno. La fresa, di qua adesso di voi sono i ferri. Io lavoravo con i ferri, però fammi vedere le mani. Non ce n'era uno con 10 dita. Di quel venire, o sei scemo o sei lavora bene. Perché io ho cominciato a lavorare che avevo 8 anni, insomma, vicino alle macchine, e ho 10 dita. E quelli si davano qualche pezzo. Ci sono degli attrezzi qui dentro, l'80% dei miei colleghi non li metterebbe neanche un moto, ha paura anche a metterli in moto, perché sono addirittura ho dei ferri per fare cornici che erano del mio babbo. Dunque, senza svelta di acciaio così lunghi. A 8.000 giri al minuto fanno un rumore che fa paura che entra in bottega. Eppure io l'ho giocato. Ma poi ci sono tutte le sgorbie, le piante che hai fatto tu. Questo per a mano, sì, potessi a mano che molti l'ha fatto il mio. Era un artista, mio papà. Quando si lavora sulla macchina bisogna pensare che uno entra alla discoteca e lavora con giradischi. La macchina da falegname, se non si è, le macchine da falegname sono le più pericolose. In classifica sono le più pericolose. Perché falegname di mio papà c'erano rimasti 5 dita, di 10.